Andiamo. Marco, tu sei? Di Genova. Oh, benissimo. Allora, senti, io ti vorrei chiedere un po' come ti trovi qui, come stai, se ti piace, perché tu vieni da dove? No, io ho origine serba, ma sono nato qui, anche i miei fratelli in Italia, quindi c'è cioè, proprio la gente italiana. E dai, qui mi trovo bene, trovo bene perché con amici eccetera, quindi ci aspettiamo. Quindi insomma, tu hai quanti anni? Dove sono io? Ah, da 16 anni, sì. Ah, capito. Quindi diciamo, sei sempre vissuto qui, conosci insomma tutto. Sì. Niente, ti farò una serie di domande, roba semplice, insomma, niente di complesso. Allora, vieni dal Senegal, hai detto, quindi Ok. Origine, sì. origine del Senegal. E sei qui quindi da 16 anni, ormai Sì, sei sono già. praticamente qui. E sai come mai i tuoi genitori hanno scelto di venire Beh, qui in mio Italia? padre perché magari qui era, cioè come sistema economico era meglio, poi anche per trovare lavoro perché là è un po' difficile. Beh, qui sono venuto qui e ho sposato mia madre, quindi certo. Adesso lavoro. Scusa, tua mamma è del Senegal con lei o Sì, è anche lei è italiana? del Sì. Senegal. Ah, capito. Lui. E che motivi, quindi diciamo, motivi sono stati per motivi tipo economici? Economico, sì. Ah, capito. E sapevi che aspettative aveva verso l'Italia? No, cioè, che lui sapeva, no, che sentiva dire in giro, sì, perché tipo diceva che là era meglio, così. Eccetera, quindi già lui è venuto Sì, insomma, ok. Ho capito. E come ha affrontato il suo viaggio? Cioè, se ti ha raccontato sì, ma qualcosa? non mi ricordo abbastanza, ma tipo lui aveva visto per qui Sì? e è passato in vari paesi tipo Belgio, anche un po' della Francia. Poi è arrivato qua, Ah, ok. cioè la spesa è quasi Sì, un'avventura. allora, vale. E vediamo, quindi tu sei nato qui, sei praticamente qui. Ah, ok, ho capito. E quindi tu le scuole le hai iniziate qui? Sì, dall'asilo alle scuole. E ci sono state delle difficoltà iniziali? Paura, insomma, nell'inserimento nelle scuole. No, perché io mi sentivo, cioè mi sentivo, mi ero già adattato, quindi la lingua non ho problemi, quindi. Adesso, magari tu in Senegal ci sei mai andato? Sì, ben 4 volte ho fatto nuove amicizie, eccetera, quindi è stato anche bello. Allora, alcune domande magari dovrei saltare perché tu, essendo sempre stato qui, Sì, praticamente ti un sei trovato qui, attimino. e hai mai provato una nostalgia nei confronti del tuo paese, insomma? Anche se Magari non ci sei sì, i mai andato. miei parenti, i miei nonni, anche le nuove amicizie che ho fatto, cioè perché là ci andavo per un mese, 2 mesi in vacanza. Quindi ho dovuto staccare anche un po' col rapporto per un bel periodo e cominciare, quindi sì, nostalgia ne ho avuto. Quindi, riassumendo, tu sei sempre stato qui? Sì. Sì. Okay. E quindi magari ti chiedo, andando nel paese d'origine dei tuoi genitori, hai trovato uno spaesamento? Sei Sì, sentito? abbastanza, perché anche
andando là per la prima volta, cioè la prima volta che vedo un paesaggio, come è fatto, il loro sistema di vivere, Sì. cibo, eccetera. Quindi mi sono dovuto adattare. Anche, cioè, con amicizia, anche con i parenti, la prima volta che li vedevo. E, cioè, è stata una bella cosa anche. Ah, perché, quindi pur vivendo, cioè pur essendo il tuo paese d'origine, però hai comunque avuto degli spaesamenti, capito? Tra l'altro tu parli in italiano e in italiano, un po' di francese, abbastanza in inglese, cioè. ho capito, sì. Sì, perché il Senegal è una colonia Sì, il francese è francese. stato colonizzato dalla Francia, sì. Sì. Quindi praticamente loro come, cioè, parlano mischiato, Sì. loro francese mischiato. Infatti sai che a volte andando in giro, anch'io sento magari gente che viene dall'Africa che parla la loro lingua e mescolano qualcosa di lingua inglese, insomma. Esatto, Se sì. si sente infatti volere, Grande dire, sì. sì, no, sì, vero. Quindi tu parli già di nuovo volo, giusto? Sì, io parlo, sì, Ok, e abbastanza. volevo chiederti, quindi andando in Senegal, comunque la lingua la conoscevi già? Sì, no, non per bene, ma perché l'ho imparato un po' alcune parole sentendole dai miei genitori, Sì. quindi. E infatti delle volte faccio anche degli errori ortografici, grammaticali, praticamente delle volte i miei mi prendevano anche in giro per gli errori che facevo, però dopo ho imparato. Ok, e diciamo, hai visto cose nuove che ti hanno stupito, insomma, nel tuo paese Sì, d'origine? mi ha stupito già prima il loro modo di vivere, secondo che tipo, quindi, cioè dove abitavano eravamo tutti attaccati come se fossimo tutti una famiglia, capisci? Ah, bello. E tipo dormivamo insieme, tutti insieme, non è che ciascuno aveva la sua camera, andavamo a scuola insieme, eccetera, tornavamo, anche avevamo tipo, cioè come ci divertivamo, poi tipo siamo musulmani, no? Quindi quando era l'ora di pregare nella moschea, cioè faceva, come posso dire, c'era una specie per il richiamo, no? E quindi tutti si preparavano e andavano verso la moschea tutti insieme a pregare e poi si ritornavano a casa. Quindi, cioè, è una bella esperienza, una bella cosa. Ah, ho capito. E volevo chiederti invece, ma lì cioè, la struttura urbana, se posso Sì. dire, è simile a qui, quindi città simile a questa, oppure è No, molto diversa? assolutamente, molto Molto diverso. diversa. Sì, perché ci sono alcune strade dove c'è della sabbia, un bel po' di sabbia, nelle strade c'è proprio asfalto, e cioè non è come qui che ci sono le linee continue, discontinue, eccetera. Quindi è una cosa molto diversa, tipo, cioè praticamente non esistono i semafori, eccetera. Sì, cioè usi tutti ad occhio, fai tutto ad occhio praticamente. Ho capito. E, perché io avevo visto che l'Etiopia, Sì. invece, ho visto che nella Capitale? capitale, esatto, è come se fosse una metropoli tipo Londra, è simile, mentre ho visto che fuori è molto diversa, cioè è più strutturata come se Ah, fossero villaggi, ecco. sì. Non so se Anche anche in Senegal è in così. In molti Senegal. paesi dell'Africa sì, perché tipo la capitale è quella più famosa, quindi è fatta bene, meglio. Quindi è più come, non so, andare dico Londra per dire in No, come Italia. Londra no. No, è diverso, ma cioè è fatto bene, tipo ci sono, cioè, nel confine, la parte del confine è la parte migliore di tutta la Senegal praticamente. E ci sono le palme, c'è cioè, il marciapiede fatto in pietra per esempio. Cioè è una cosa bella. Bello da vedere anche come panorama, poi c'è l'oceano Atlantico. C'è una cosa bellissima.
ti volevo chiederti, cioè hai in programma un giorno magari di tornare nel tuo paese insieme al cioè, paese? Assolutamente sì, perché soprattutto la mia tradizione, la mie radici eccetera, quindi sicuramente avrò intenzione di tornare dopo aver finito gli studi, trovato un lavoro. Sì, magari proverò a investire anche là. Sì. Assolutamente sì. Quindi lì diciamo, ti sei trovato molto bene, le persone sono molto accoglienti. Sì. E dimmi, anche in Italia hai visto questo tipo di accoglienza oppure no? Penso. Non tanto, però. Sì, certo, cioè, c'è stato anche qui, solo che qui tipo, è più individuale che, sì, collettivo. Sì. Quindi alla fine cioè, anche qui ci sta. Ma no, perché ti chiedo questo perché ho parlato con altri che vengono dall'estero, mi hanno detto che hanno visto l'Italia come una società accogliente, ecco. Sì, in parte, sì. Però non ho visto oltre magari la stessa, cioè non ho sentito parlare dello stesso comportamento magari in paesi del nord, per esempio, che comunque io ho anche conosciuto gente che è andata tipo a vivere in paesi come l'Inghilterra, Germania, Svezia, non hanno avuto questo tipo di, cioè, di approccio a questo clima accogliente. Ecco. E diciamo, hai mai subito episodi di razzismo, discriminazione? A scuola abbastanza, ma alla fine sono cose da ragazzi. Sì. Una volta che sei maturo, cioè. Sì, certo, sì. Queste cose finiscono. Okay. E cosa pensi degli altri stranieri che vivono, che non so, gente che viene da altri paesi? Che sicuramente se vengono qui perché magari il loro paese d'origine, cioè magari qui è meglio del loro paese d'origine, quindi vengono anche loro qui per faticare ma anche per migliorare la loro vita e quella della loro famiglia. Sì. Capito. Bene, niente, direi che abbiamo concluso. Perfetto.